23 settembre 1943. Il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto viene fucilato dai nazisti. La sera del 22 settembre 1943, due soldati di un reparto di SS insediatosi a Torre di Palidoro rimangono uccisi ed altri feriti per lo scoppio di una cassa di munizioni abbandonata. Quando il giovane carabiniere tenta di convincere gli ufficiali delle SS che si è trattato di un incidente, vengono rastrellati a torri in pietra 21 cittadini destinati per rappresaglia ad essere fucilati. Per salvare i cittadini innocenti, D'Acquisto si autoaccusa come responsabile dell'attentato per ottenere la liberazione degli ostaggi. Il suo gesto rappresenta uno dei massimi esempi di eroismo e nobiltà d'animo nella storia del nostro paese. Dopo un po', brigadiere, noi dicevamo, brigadiere, ma fate voi qualche cosa, dite qualcosa, dice che noi stavamo là a lavorare, noi non sappiamo niente. Allora, un po', c'era l'interprete, dice io vorrei parlare col comandante. Va bene, ora fammo venire qui. Noi stavamo lì, il povero brigadiere e tutti noi, ostaci, che ci hanno preso. Arriva un po', arriva una macchina e c'è questo tedesco. Allora lui, il tedesco, il povero brigadiere e l'interprete, si sono messi un pochino a parte e si sono messi lì a parlare fra di loro. E noi eravamo lì tutti a ventina di metri, lì tutti, e stavano lì a parlare, insomma. Dopo finalmente vediamo, il tedesco se ne va via e il brigadiere torna con noi. Come è tornato con noi tutti ansiosi di sapere qualche cosa. Allora, brigadiere, ma che ci faranno? Ma avete detto voi che non sappiamo niente, che noi qua, che noi là, sa? C'era certi che erano amici del povero brigadiere. Allora, guardate, ragazzi, io il mio dovere l'ho fatto. E noi stiamo, non stiamo così. Guardate, mi potranno portare in Germania. Non so. A lavorare, a fare qualcosa, ma dice non so, io il mio dovere l'ho fatto. Dopo dice, tutto più ragazzi, che vuol dire? Una volta si nasce, una volta si muore. Noi quando ho detto queste parole siamo rimasti sbalorditi. Una volta si nasce, una volta si muore. Dunque, Salvo D'Acquisto, agli ostaggi non riferisce il suo eroico gesto per salvare loro e si limita semplicemente a dire di avere fatto il suo dovere. Nessuno ha sentito quello che si sono detti. Uno degli ostaggi ricorda, il più giovane, ricorda di aver visto Salvo D'Acquisto fare un gesto così. Con la mano si segnava lui stesso. Questo ufficiale era un tenente della Wehrmacht che da civile era farmacista a Vienna. Dopo questo colloquio a distanza, l'ufficiale dà ordine al maresciallo della Wehrmacht di allontanare gli ostaggi. Poi cominciano a dire fuori, fuori, due per volta, ci facevano uscire. E lì, siccome eravamo anche un po' profondi, la sabbia si aggrottava. Tanti ce la facevano da sopra e tanti li cadevano giù. Ma insomma diversi sono riusciti ad andare fuori. Andare fuori. Mettevano tutti lì a una parte, fuori. E fuori. E siamo rimasti pochissimi dentro. Eravamo 3-4, eravamo rimasti. Dopo l'ultimo era tutta mezza sgrottata. Allora c'era qualcuno che dava la mano e ci tirava fuori. E tirava fuori uno. Eravamo rimasti 3-4. Insomma, l'ultimo è rimasto, io e il povero brigadiere. A me mi hanno dato pure la mano, uno strappone, e mi hanno tirato fuori. Dopo mi giro, il povero brigadiere lì, mi tirano fuori pure lui, pensavo io. L'interprete, i tedeschi pure, tu fermo lì, col fucile. Hanno fatto fermare lì. Salvo D'Acquisto viene così ucciso al tramonto del 23 settembre 1943.
viene rappresentato in questo quadro del Pisani. Voi vedete che l'ufficiale impugna la P08. E io sono sicuro perché i dati di fatto che abbiamo ce lo provano. Quando fu riesumata la salma, lo scheletro di Savo d'Acquisto era integro. Aveva soltanto un colpo di pistola allo sterno e il classico colpo alla tempia. Per cui io sono sicuro che il tenente ha lui eseguito, diciamo, la fucilazione, lui ha sparato a Savo d'Acquisto in senso di rispetto, in quanto lui sapeva benissimo, va bene, che Savo d'Acquisto non aveva attuato quell'attentato del giorno prima, dove erano morti due tedeschi, ma riconoscendo il valore del soldato, da militare a militare, esegue lui la sentenza.